Nessuna fase di ripresa per quanto riguarda Bitcoin. Da un lato è positivo, ne abbiamo parlato veramente tante volte, ma dall'altro è anche un po' estenuante questa fase di nulla da circa 3 mesi. Up and down e soprattutto una riduzione della volatilità veramente incredibile per quanto riguarda questo mercato, segno che l'effetto degli ETF inizia a farsi sentire, tra le altre cose anche l'effetto di una maturità del mercato cripto e dell'ingresso appunto di investitori un po' più grossi, ma soprattutto anche del fatto, secondo me, che tutti questi movimenti dei mercati delle criptovalute sono strettamente dipendenti dall'andamento degli ETF, in maniera, oserei dire, in pratica vergognosa. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, ovviamente update di che cosa sta succedendo. C'è solo una piccola chicca di natura ciclica di cui parliamo oggi, ma per lo più parleremo della questione legata alle oscillazioni di Bitcoin in termini di volatilità. Vi parlo anche di alcune giornate del calendario economico e di quello che invece la scorsa settimana ha tirato fuori dal cilindro con la questione della inflazione un po' ridotta per quanto riguarda gli Stati Uniti, ma che comunque alla fine Powell ha dovuto calmierare gli stati d'animo che erano, insomma, un po' eccessivi. Lancio della moneta per quanto riguarda Bitcoin, dice che saliamo, non ci becca di niente praticamente nell'ultima settimana, ci ha beccato, non me lo ricordo a dire la verità. Comunque adesso ha detto che saliamo, ragazzi, è lunedì, facciamo una cosa, lanciamo la moneta solo il lunedì da qui in poi e vediamo un po' di farla, di verificare l'andamento della moneta a fine della settimana, quindi ogni lunedì fino a venerdì, e vedremo quello che succede. Ha detto che saliamo questa settimana, vediamo un po'. Allora, Bitcoin ancora debole, soprattutto nella giornata di oggi. Ieri aveva tentato degli up sia venerdì, sabato e domenica, ovviamente up che sono stati ritracciati completamente da questa candelona di oggi, che però non ha ancora rotto il minimo precedente. C'è una questione ciclica di cui vi parlo tra pochissimo. Andiamo prima a vedere però il calendario economico nella giornata di nella settimana attuale, che soprattutto vede l'IPC dell'Europa pubblicata domani a ore 11 se siete in Italia. Per quanto riguarda invece poi altre tipologie di dati, intanto mercoledì gli Stati Uniti sono chiusi e poi abbiamo invece sussidi di disoccupazione per il 20 di giugno e alcune questioni legate all'indice di direttori d'acquisto per il venerdì, che forse un pochino è la giornata un po' più importante, perché c'è anche il report sulla politica monetaria della Federal Reserve. Che cosa è successo la scorsa settimana? Dati migliori delle attese per quanto riguarda l'inflazione, è possibile idea di una riduzione dei tassi di interesse più veloce del tempo. Powell è ritornato sul tema e l'ha ribadito, perché il mercato sembra non voler ascoltare, ma in realtà è stato abbastanza chiaro e lo è in maniera molto chiara veramente da un sacco di tempo: non si abbassano i tassi fin tanto che ci sono rischi che l'inflazione possa ritornare. Tra le altre cose, non avendo alcuna debolezza del mercato di natura del lavoro, quindi il mercato della occupazione, non esiste alcun tipo di logica e di idea della banca centrale di poter abbassare i tassi, perché non gliene può fregarne meno. È molto semplice il discorso. Nel momento in cui l'economia va a gonfie vele e l'inflazione è ancora troppo alta, per quale motivo Powell dovrebbe abbassare i tassi? Abbassare i tassi solo laddove l'inflazione scenderà in maniera consistente sotto quelli che sono i target e in maniera duratura, oppure nel momento in cui il mercato del lavoro dovesse iniziare a cedere, altrimenti manterrà i tassi più o meno stabili con delle fluttuazioni di 0,25 0,50. Questo è in linea di massima. Infatti, tra le altre cose, per il mese di luglio ovviamente non sono previste ancora riduzioni dei tassi, ma per settembre qui si è andata a ridurre nuovamente questa percentuale, che era intorno al 61%, è un po' ritornata, mentre sembra un po' più accettabile una riduzione dei tassi di interesse da dicembre in poi, quindi entro la fine dell'anno. C'è anche il grafico che
Quasi sempre vi ho mostrato che quello dell'andamento dei titoli di Stato del ventennale degli Stati Uniti, che è questo qui, è in fase chiusura, anche lui una struttura ciclica semestrale, è rialzista questo semestre, quindi bisognerà vedere insomma se da qui in poi ritornerà a scendere. Una riduzione di questo tipo di dato è positivo e indica in maniera chiara che c'è un'aspettativa di riduzione dei tassi. Solo quando questo grafico lo vedremo scendere in maniera consistente, ragazzi, la riduzione dei tassi arriverà matematicamente, e tra le altre cose questo grafico anticiperà il taglio dei tassi di interesse, ed è il più importante grafico che si possa avere come lead indicator di questa cosa, perché è pilotato solo dagli istituzionali e dalle banche centrali ed è legato ai titoli di Stato. Ciò significa che se c'è un'aspettativa di riduzione del tasso di interesse si vede in questo grafico. Ovviamente già qui era da ottobre 2023, quando si è visto che comunque c'era una forte riduzione del tasso di inflazione, allora è andato a scendere. Però vi faccio vedere cosa era successo anche nell'ottobre del 2022, stessa identica cosa, sembrava essere tutto fermo e poi nuova impennata della questione inflattiva che ha portato in questa zona. Quindi al momento sembra essere orientato verso una barra di congestione di distribuzione, però fate molta attenzione perché non è ancora detta l'ultima parola sulla questione del tasso di interesse. Rapporto Bitcoin con gli ETF, ancora una volta in maniera molto chiara si evince che queste giornate di ribasso sono sostanzialmente portate avanti da una outflow di Bitcoin che sta diminuendo in termini di ribasso. Allora qui ancora una volta, diciamo, si evince la questione legata alla dipendenza forte negli ultimi giorni di Bitcoin da questo tipo di andamento dell'investimento, quindi molto legato. Infatti anche tutta la parte di inflow qui positiva ha scaturito la fase rialzista. Ora, che questa zona qui sia definitiva, io vi faccio solo capire una cosa: da gennaio, quando gli ETF sono stati in pratica inseriti, questo mercato ha avuto un trend positivo. Perché? Perché se noi ragioniamo in termini di totale messo qui e di fasi ribassiste, le fasi ribassiste sono come se noi facessimo questo tipo di grafico. Ora ve lo faccio vedere in termini molto chiari ed è questo tipo di grafico qui. Questo è l'andamento che stiamo avendo in termini di sostanzialmente ingressi e di atteggiamento di ingresso. Infatti tant'è vero che la linea bianca che vedete rappresenta proprio questa questione, anche se essendoci qui tanti grafici non riusciamo, anzi facciamo cosa, vediamo se riusciamo solo, no, non ce li fa togliere, che volevo farvi vedere solo appunto l'andamento della linea, quindi comunque positivo e non è un'inversione di trend, però in linea di massima è fortemente collegato, quindi potremmo aspettarci una nuova ripresa del trend di Bitcoin solo se Bitcoin si slegherà da questa variabile unica degli ETF e quindi ritornerà un po' alle origini a livello interno, diciamo così, di prezzo a livello interno del mercato interno dei retail, soprattutto, che sono spariti praticamente da questo mercato. Al momento siamo pochissimi e solo persone strettamente interessate, ed è anche normale questo, ragazzi, perché nel momento in cui non siamo in una fase di distribuzione, almeno così dovrebbe essere, questa dovrebbe essere una fase ancora di accumulo barra crescita dell'asset, i retail di solito non arrivano in questa fase, arrivano molto probabilmente nella fase di distribuzione, quindi la finale. Purtroppo, ahimè, io da quando vivo sui mercati finanziari non ho mai assistito a un atteggiamento diverso da questo, nonostante veramente facciamo una super informazione costante, non c'è verso. È una di quelle questioni legate a livello massimalista, a livello macro, quando per la legge dei grandi numeri i retail arrivano sempre alla fine, a giochi fatti. E niente da fare, neanche questa volta, secondo me sarà così. Comunque, teoricamente questo dovrebbe
dovrebbe essere un altro indicatore del fatto che l'attuale fase dei mercati dovrebbe essere semplicemente una fase di pausa. Andiamo a vedere la struttura ciclica. E poi volevo anche farvi comprendere anche un discorso. Andiamo a vedere la struttura ciclica. Allora ragazzi, io qui ho tentato una serie di operazioni, un sistema, uno dei miei trading system ha stoppato l'operazione in stop perché è quello veloce. Le altre due sono ancora, ma sono piccolissime, devo essere sincero, proprio mini operazione. Perché? Perché come vi avevo anticipato nel video scorso, qui c'è l'ultima possibilità che Bitcoin possa andare a fare un nuovo mensile, quindi l'altra parte del ciclo trimestrale da questo minimo. In realtà è una possibilità che più passa il tempo più viene meno, perché e quindi poi abbracceremo man mano lo scenario numero 1 del video che vi ho fatto venerdì. A proposito, se non l'avete visto, il video sulle scenari di lungo periodo di Bitcoin è il più importante dei prossimi 4 mesi circa, andatelo a vedere ragazzi, è sul mio canale. Allora, in quel video ho indicato in maniera molto chiara questa questione. Qui possiamo avere ancora un tentativo di ripresa e ci può stare, ma il mensile è già troppo lungo così, è già a metà del trimestrale, siamo a oggi 47 giorni, anche se il minimo non è stato fatto, potrebbe dichiarare un minimo in close su questo livello e domani rimbalzare, ma non do altri spazi sinceramente. Cioè, se dovesse scendere ulteriormente andando avanti, allora con molta probabilità su questo minimo del 31 maggio è stato chiuso comunque il mensile, che è già vincolato al ribasso, e allora a questo punto ci resta solo la struttura discendente a chiusura del trimestrale e non c'è un'altra soluzione. Secondo me, se non riprende a brevissimo un trend accettabile al rialzo, l'unica via possibile è che qui vada a chiudere poi il maxi ciclo annuale, che potrebbe essere in effetti chiuso verso luglio barra giugno, fine giugno, il mese di luglio, ma potrebbe arrivare anche alla prima decade di agosto. In realtà è un po' lungo verso agosto, però insomma luglio come mese centrale, che poi assume quindi quella ipotesi, quello scenario assume la valenza più importante. Invece se riprende entro oggi, domani massimo, questo trend al rialzo potrebbe essere accettabile. Di solito il mercato, quando vuole scegliere la via del rialzo, non dà così tanti segnali di ingresso e possibilità di ingresso. Morale della favola: se qui voleva salire oggi, difficilmente avrebbe fatto questo meno 2, ma avrebbe continuato con un silurone a spiazzare tutti quelli che lunedì magari si erano messi ed avevano perso il rialzo di venerdì, di sabato e di domenica. Un ribasso del genere di solito tentenna, non lascia molto spazio a una ripresa. Vedremo comunque cosa, diciamo, farà anche il mercato da questo punto di vista, però sicuramente questa giornata di debolezza peggiora la questione delle aspettative, diciamo in questo modo. Allora, volevo farvi vedere anche un altro grafico, che è un grafico invece di lungo periodo, che è interessante da un punto di vista di struttura settimanale. Perché si evince in maniera molto più chiara come questa fase di nulla, in pratica, che dura veramente dall'11 di marzo, siamo a 3 mesi, adesso li calcoliamo, in pratica da qui siamo a 98 giorni, però questa settimana ancora non è stata chiusa, quindi circa 90 giorni di nulla di trading range, e questo è vero. Però è anche vero che questo atteggiamento di Bitcoin è una barra di congestione meno impattante rispetto a questa, che addirittura quella precedente del 2023 era estremamente più volatile. Infatti qui abbiamo avuto un'oscillazione del 14% se consideriamo le chiusure della settimana, e se consideriamo le candele totali di circa il 23 con i massimi, che però ha toccato veramente poche volte. Qui come massimi eravamo più o meno simili al 23, e come invece chiusure leggermente più alti, quindi è andata a ridursi la volatilità sulle chiusure, che secondo me sono quelle più rilevanti soprattutto sulla settimana, ma non è molto difforme da quest'ambito. Quindi
In pratica Bitcoin sta ripetendo alla perfezione quello che era già stato fatto nell'ambito di questa struttura ciclica nuova, iniziata ad aprile 2023 fino in pratica ad un minimo segnato poi un doppio minimo l'11 di settembre. In pratica questa zona è durata la bellezza di 154 giorni e il breakout è arrivato a circa 200 giorni dal massimo, quindi in sostanza è come se qui dovessimo andare a segnare la fine di questo ciclo a 150 giorni circa e quindi a fine luglio-agosto chiudendo appunto la fase ciclica di cui vi ho parlato e poi il breakout dei nuovi massimi avverrebbe verso fine settembre, quindi fino a luglio prima d'agosto, pratica tentennare. Se crea questo scenario praticamente sta replicando alla perfezione questo tipo di atteggiamento. Andiamo ad esempio a copiare il grafico e andarlo a mettere su per vedere che cosa succede. Eccolo qui, quindi in pratica è come assistere a questo. Questo sarebbe il grafico fino al minimo che porterebbe il segno del 12 di agosto in questo caso, mentre dal minimo al breakout sarebbe poi questo tipo di logica, quindi in pratica se noi andassimo a fare la stessa identica cosa ci troveremmo in questo contesto con un minimo intorno alla prima decade di agosto ed un massimo che viene rotto poi da fine settembre in poi. Questa la struttura che è identica, sembra veramente identica rispetto a quella che è già avvenuta nel 2023. Struttura che ci sta anche alla grande perché? Perché come vi dicevo, se noi siamo in questa fase di ribasso attuale, quindi debolezza attuale che poi è un ribasso relativo, miglioriamo quelle che sono le prospettive future, meglio ora che dopo. In realtà lo scenario 1, come sapete, era il mio preferito da una serie di punti di vista e continuo a preferirlo perché secondo me nel lungo periodo, medio-lungo periodo è migliorativo per Bitcoin, soprattutto perché abbiamo già vissuto 90 giorni di appunto 150 di fasi di ribasso relax, diciamo così. Io penso che già da questa settimana avremo chiarezza perché la questione del mensile non può più attendere, quindi se ci dovesse essere una ripresa deve avvenire a momenti, altrimenti secondo me lo scenario numero uno da questa settimana in poi prende maggiore probabilità, quindi assume una probabilità del 60-65%, vedremo poi più in là, però sicuramente sarà così. Qui io vi ho segnato in questa zona più o meno la struttura di chiusura intorno al 22 di luglio di questa ciclicità da annuale che dovrebbe in effetti chiudere come da scenario numero 1 e ovviamente c'è sempre la cosiddetta deviazione standard di cui abbiamo parlato, quindi possiamo arrivare tranquillamente anche intorno al 10 di agosto, ovviamente dandogli un po' di buffer di movimento, non ce ne frega niente di quando è, ma ci interessa solo la zona temporale perché quello che è importante è monitorare il mercato appunto in questo frangente. Ovviamente dovremmo avere, per chiudere questa struttura, dovremmo avere almeno una close al di sotto di questo livello, quindi fare una roba del genere e andare a chiudere a livello settimanale almeno al di sotto dei 61.000 dollari, questo sarebbe importante, quindi fare un 59, un 60.000, un 58, questa zona qua è quando? Probabilmente entro un mese, quindi se questa cosa dovesse avvenire io mi aspetto che il mercato continui questa fase di cincischiamento e di nulla facenza per un po'. Cosa cambia nel lungo periodo? Assolutamente niente, queste fasi sono stressanti, prendono anche degli stop per chi magari come me non è un trader che fa operazioni di veloci, insomma da 1-2 giorni, ma tenta comunque di prendere trend importanti, siccome non ci muoviamo da oltre 100 giorni circa, 90 e passa giorni, ovviamente niente trend, no money, no party, e questo è ovvio. Qualcosina abbiamo fatto, ma poca roba, su questo rialzo ovviamente è stato fatto qualcosina di meglio. In linea di massima però una fase del genere è anche una fase importante perché bisogna stringere i denti e soprattutto guardare a
quello che il mercato sta facendo. Non dimenticate questo grafico, ragazzi, questo grafico qui, ok? Questo è il nulla, qui non c'è neanche un'inversione di trend di breve periodo, non ha neanche invertito il breve periodo che dovrebbe farlo sotto i 60.000, appunto, come vi stavo dicendo. Non è cambiato nulla, è salito da questa zona. Bitcoin ha avuto un rialzo da questa fase più o meno a questa fase del 175%, e da lì in poi sta solo perdendo tempo. Quindi no, non c'è stata nessuna inversione, non c'è niente in questo momento. Poi è chiaro, ogni barra di congestione è pericolosa, può essere una barra di distribuzione, ma questo noi lo sappiamo solo alla fine della barra di congestione. Attualmente non ci sono le condizioni per poter dire una cosa del genere. Tutto quello che erano i fondamentali di cui abbiamo parlato dall'inizio dell'anno sono ancora qui. È vero, Sallie Mae e Ngoe Wei al momento sembra avere la meglio, però ottobre è vicino e se chiudiamo questi cicli verso veramente luglio-agosto sarebbe praticamente l'apoteosi della perfezione ciclica per Bitcoin, e sarebbe veramente una chiamata a nozze. Forse troppo facile, forse questo è l'unico vero intoppo di una view di questo tipo. Vediamo che succede questa settimana, se fa questo balzetto e ci porta un po' di confusione, oppure se continua così e quindi assume più probabilità lo scenario numero uno. Fatemi sapere cosa ne pensate. Scenario numero uno, ragazzi, lo trovate nel mio video di venerdì, non mi posso ripetere perché il video è enorme, andatelo a rivedere se non lo sapete qual è. Ci vediamo nella prossima settimana, fatemi sapere cosa ne pensate. Se non mi lasciate i pollicioni, non lancio più la moneta per 2 mesi. Ciao ragazzi!